Uno zaino da 30 litri. Ah! Ho sentito tutto, 30 litri proprio tutti in testa. Buongiorno. Se non altro, Riccardo adesso almeno era sveglio. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Come va? Come va? Tutto bene. Ho conosciuto Alessandro e Riccardo a Fiume Freddo Bruzio quest'anno, dove mi hanno invitato di venire a Paola. Siamo, si parte. Con loro a Fiume Freddo c'era anche Vincenzo ed insieme fanno parte degli escursionisti Appennino Paolano. Siamo in attesa di partire, questo è l'intero gruppo ed è il pullman. Praticamente il pullman ci porta fino a San Marco, da San Marco poi invece noi torniamo a piedi e torniamo fino a Paola. Sono mesi che questi tre ragazzi stanno lavorando per questo giorno, che non è l'inizio di un'escursione qualsiasi. Stiamo per seguire il simbolo del sole lungo i 49 km della prima tratta del Cammino di San Francesco, la Via del Giovane. San Francesco da Paola era un santo molto importante da queste parti, oltre ad essere il santo patrono di tutta la Calabria, noto per i tanti miracoli compiuti e il potere della guarigione che l'hanno portato ad andare fino in Francia a curare il re. Ma quello che tanti dimenticano è che San Francesco era un grande camminatore. A San Marco, San Francesco, i miracoli ha cominciato a fare, qua ha cominciato a fare i miracoli. E tutti lo volevano bene, i superiori, i frati e tutta la comunità. Certo, è lunga la camminata. Dobbiamo camminare dalla mattina fino alla sera. Allora, adesso andiamo verso la chiesa della Riforma di San Marco. Lì faremo una breve presentazione del lungo percorso che ci attende di 3 giorni. Visiteremo prima San Marco, lentamente, poi ci daremo dentro nei prossimi giorni con 20 km e 1000 metri di dislivello ogni giorno, quindi 19 km, dai Fabio, non guardarmi brutto. Quindi il primo giorno è soffice, solo 11 km e mezzo. San Marco Argentano ha accolto i suoi ospiti a braccia aperte con una guida turistica del centro, mentre riceviamo dei paninazzi e ci prepariamo piano piano all'inaugurazione e all'inizio del cammino. Di Alessandro e di Riccardo che hanno è dell'associazione Escursionisti Appennino Paolano, che hanno avuto questa bellissima idea, che è un'idea veramente ambiziosa ed è un'iniziativa che può veramente cambiare le sorti del nostro territorio, perché permetterà a molti come voi di conoscere le bellezze che ci sono nella nostra provincia e non solo. Okay. E lì c'è la descrizione di questo cammino, perché questo cammino si racconta la storia di San Francesco che viene accompagnato qui da giovane, sia in inglese che in italiano. C'è la pietra dove si inizia il cammino, in effetti qua sotto vediamo 49 km al santuario. Adesso è ora di iniziare però. Questa è la seconda pietra del cammino. Cioè San Francesco ha letto bendato perché ha un tumore all'occhio. Per questo motivo la madre Vienna fa un voto a San Francesco d'Assisi, dicendo che in caso di guarigione avrebbe portato qui a San Marco il figlio. Così accade e San Francesco viene accompagnato dai monaci di San Francesco d'Assisi di San Marco Argentano alla sola età di 12 anni. Siamo definitivamente partiti sul cammino di San Francesco, che è un cammino che appunto San Francesco percorreva o ha percorso qua in Calabria. Mentre camminiamo con in fondo il panorama dell'Orso Marso, il gruppo sta iniziando a conoscersi. Siamo un totale di 47 camminatori o pellegrini che affrontano questo percorso, però ognuno per i motivi personali. C'è chi lo fa per conoscere meglio il territorio, chi per motivi religiosi, chi vuole migliorare la propria salute o altri come me a cui piace semplicemente fare trekking. Vento di certo non manca all'aia del vento e mentre lasciamo le strade asfaltate alle spalle, ci inoltriamo e ci avviciniamo a Cerzeto. Cerzeto è un paese arberesh, quindi con una popolazione italo-albanese. Perché usano loro che loro non conoscono più. Sono parole che si sono perse in Albania. Quindi imparano la lingua. Però riescono a comunicare, perché il papà è di origine arberesh e ha avuto contatti con l'albanese. Cioè, però si riescono a capire. Vabbè, sì, certo.
Il tempo passa in fretta quando si cammina in compagnia, ma la fame arriva lo stesso. Mentre entriamo nel bosco di faggio che dobbiamo attraversare per andare a Cerzeto, raggiungiamo il rifugio dove ci fermiamo per la pausa pranzo. Siamo arrivati al primo stop, cioè al rifugio, dove qua sono già in corso altri picnic. Prima pausa della giornata. Alleggeriamo un po' gli zaini assaggiando le varie prelibatezze preparate in casa, ma le pause sono belle quando durano poco, quindi ci prepariamo a ripartire per affrontare i prossimi 4 km. Ripartiamo, sì. Mentre il gruppo si riavvia in fila indiana compatta, ho finalmente modo di parlare con Vincenzo. Sì, io sono quello che chiude sempre la fila, quindi sono il racchettapalle della situazione. Quello che raccoglie i tardatari, sì, quelli che hanno difficoltà. Beh, oh, io le foto le sto facendo, però sono bello avanti. Quelli che devono andare sempre in bagno, quelli che stanno facendo di tutto e di più. Però fa parte del gioco, ma è bello anche. Questo è tutto, sì. Questa è tutta la catena dell'Orso Marso fino a poi arrivare al Colle. Da là comincia a vedersi, c'è un po' di nuvole. La caccia. No, il piccolino cosa? La Montea. Scusate, la caccia Petricelle, che è quello in mezzo, prima della, dei due cose. E poi quella più grande, più lunga, è la Montea, che viene chiamata la regina delle montagne calabresi. Mi si asciugheranno i capelli. Le salite e il sole del primo pezzo di oggi iniziano a farsi sentire, e mentre Vincenzo si asciuga i capelli, noi riempiamo le borracce e ci prepariamo a vedere una vera attrazione. Siamo davanti al castagno millenario di Cerzeto. Castagno a 1000 anni, è il patriarca del bosco di Cerzeto, il padre di tutti i castagni. Casa di Max, cioè la nuova casa. Mi sono appena trasferito, è ancora un po' da arredare. Il castagno avrebbe posto sicuramente un ottimo rifugio per la notte, però in 47 era un pochino stretto, quindi facciamo gli ultimi metri che mancano per arrivare a Cerzeto. Siamo arrivati alla nostra dimora per stanotte. Sono molto curioso, eh? Dopo i poco più di 11 km del primo giorno, arriviamo a Cerzeto. Qui il sindaco ci aspetta a braccia aperte per aprirci il campo sportivo dove facciamo la doccia e pernottiamo. La prima notte la trascorriamo in una sala di accoglienza, praticamente una palestra, uno spazio al campo sportivo. Ma chi sta pensando adesso, fine del primo giorno, andiamo tutti a nanna, non ha fatto i conti con l'accoglienza in questo paese Arbrecht nelle montagne calabresi. Come tantissimi altri borghi in Italia, anche Cerzeto combatte contro lo spopolamento. Sono rimasti solo 1300 abitanti, che però uniti fanno passi in una direzione lodevole. Dopo il presidio Slow Food e gli obiettivi rifiuti zero, dimostrano i pregi di un borgo antico capace di guardare al futuro. Il parroco ha tenuto una breve messa per darci il benvenuto e darci qualche altro dettaglio sulla vita di San Francesco. Mentre eravamo qui ad ascoltare e ad ammirare il crocifisso intagliato in legno d'oliva nella cappella dedicata al santo, qualcun altro stava preparando con mani abili la nostra cena. Questo è un ristorante della catena Osteria in Italia, se l'avete visto, Slow Food, e tutto prodotto a chilometro non c'è, sotto, perché tutta la gente qui sotto. Tutto ciò che mangerete stasera è di produzione loro. Compreso il pane, perché lo fanno come pariso. Però... se avete bisogno, noi siamo solo, non c'è niente. E mi raccomando, non lasciate nulla. Con una compagnia allegra come questa, la fantastica pasta del pellegrino e un'infinità di assaggi di tutti i tipi, la serata prosegue a suon di brindisi prima di concludersi a selfoni allegri con il sindaco Rizzo in piazza. Beh, fino a... per fortuna eravamo troppo stanchi per fare veramente tardi. Bicchiere, brindisi, faccio il nostro tesoriere. Grande
Io la voto anche se non sono residente qua, a distanza. Viro! A domani!